Here's really the goal of the human adventure, the full development of all your potential. That's the goal, the full development of all your potential. Why not see how far you can go, how much you can earn, how much you can share, how much you can give? Why not see what all you could be? What you could... Buongiorno, oggi mi sono recata dalla parrucchiera, dato che avevo tempo, sono contenta, ho passato il giorno parlando anche con delle signore che erano lì dalla parrucchiera e mi sento meglio. Oggi è una bellissima giornata, adesso guardo la puntata Il Segreto, una bellissima telenovela che piace a tanti. Buona giornata e un bacione, arrivederci, a domani, spero che stiate bene tutti. Buongiorno a tutti, dovrei andare a tagliare i capelli ma la parrucchiera è andata in vacanza. Il puzzle della vita di Jim Rohn. Allora, Jim Rohn era un businessman americano e ciò che mi piaceva di lui è capace di dire in modo semplice concetti che sono fondamentali per avere una vita soddisfacente in generale, bella, no? If you will change, everything will change. For you. Vi leggerò alcune frasi del libro e le commenterò. Non è ciò che otteniamo che ci rende una persona di valore, è ciò che diventiamo mentre cerchiamo di ottenerlo che arricchisce di valore la nostra vita. Questo concetto è fantastico. Molto spesso si sente di una persona che ha vinto la lotteria. È pieno di storie di queste persone. Alcuni magari perdono tutti i soldi, rovinano la loro vita in vari modi, eccetera, no? Without dreams and visions, people perish. Il motivo per cui questo succede è che vincendo la lotteria non sono diventati la persona che devono diventare per avere quel valore. Non sanno come gestirli e quindi perdono tutto. Non è tanto l'obiettivo in sé che è importante, ma ciò che devi diventare come persona, le qualità che devi avere per avere quella cosa. Per esempio, mi ero posto l'obiettivo di correre una maratona e l'avevo fatto perché so che per correre una maratona devi comunque allenarti, imparare cose nuove, cose così, no? Stessa cosa, imparare l'italiano per voi. Obiettivi utili perché ci devono far diventare migliori, no? Nessun altro può farci arrabbiare, soltanto noi possiamo arrabbiarci. Quando rinunciamo a mantenere il controllo sul nostro atteggiamento. È facile da dire ma difficile da applicare, e penso che la rappresentazione migliore di questo è Man's Search for a Meaning, Viktor Frankl. Egli era uno psicologo che era nei campi di concentramento e in quella situazione brutale è stato capace a trarre il significato migliore possibile accettando una condizione che non poteva cambiare. Una situazione peggiore di quella è difficile da immaginare e ha detto questo: The ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change a situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Tutte le discipline interagiscono l'un con l'altra. Ogni nuova disciplina non produce effetti solamente sulla disciplina che abbiamo già incominciato a praticare, ma anche su tutte le nuove discipline che inizieremo presto ad adottare. Questa è bellissima, l'adoro, poiché è verissima. Un esempio: se cominciamo la mattina appena svegli ad allenarci 20 minuti, correre, andare in bici, andare in palestra, nuotare, dopo di questa avremo voglia anche di mangiare sano. Quello che vuole dire appunto è che una buona abitudine crea tante altre buone abitudini, come una cattiva. Magari svegliarsi, iniziare mangiando una brioche con cappuccino con tanto zucchero, eccetera. Dopo non avremo voglia di allenarci, dopo non saremo più stanchi durante la giornata, e una cosa tira l'altra. Molti di noi conoscono il detto: una mela al giorno toglie il medico di torno. Possiamo dibattere sulla validità di questa familiare asserzione, ma se fosse vera, se compiendo questo semplice gesto, una semplice disciplina, potessimo essere più sani, pronti e attivi nella nostra vita, allora non avrebbe senso e non sarebbe così facile mangiare questa benedetta mela ogni singolo giorno? Ammettiamo che il detto sia vero.
Perché non ci sono più persone fra noi che mangiano una mela al giorno ogni giorno per mantenersi in salute? Se è così facile e c'è una tale tremenda ricompensa attaccata a questa disciplina, perché non lo facciamo? Perché le cose che sono facili da fare sono anche facili da non fare. Ecco com'è subdolo il fallimento. La frase principale è: le cose facili da fare sono anche facili da non fare. Troppo vero. 10 minuti imparando l'italiano al giorno, facilissimo da fare, ma è anche facilissimo guardare magari 10 minuti il telegiornale invece di imparare una nuova lingua. Tutte queste piccole decisioni in 10 anni, 20 anni fanno una differenza enorme. Ognuno deve fare le scelte appropriate per dove vuole andare. Se vediamo una persona che ammiriamo e ha scritto un libro, perché non leggerlo per imparare qualcosa di nuovo? And I kept the faith. See, that's the deal. Keep faith with your family. Fight like crazy and keep faith. Fight the enemy and keep faith. Fight illness and keep faith.